Simone Bonaccorsi ha deciso di partecipare a Temptation Island VIP con la fidanzata Chiara Esposito. All'apparenza una coppia perfetta, ma che nasconde diverse problematiche. Se lui, infatti, si dichiara innamoratissimo, nonostante alcuni errori passati della ragazza, lei ha manifestato dei dubbi sulla possibilità che il loro amore possa continuare anche dopo il programma. Fin dal primo giorno, Chiara si è dimostrata particolarmente socievole e allegra all'interno del villaggio delle fidanzate e ben disposta a confrontarsi con i tentatori per trovare le risposte ai suoi interrogativi. Dall'altro lato, Simone sembra essere consapevole di cosa prova, tanto da dichiarare ad Alessia Marcuzzi che, a fronte di tutti i video visti, non ha dubbi sulla volontà di voler continuare la storia con Chiara. Anzi, afferma di volerla sposare quanto prima. Una dichiarazione dolcissima, ma che non è ancora chiaro se incontrerà il favore della fidanzata. Le premesse in realtà fanno pensare tutto il contrario. Per Bonaccorsi, infatti, è in arrivo un video particolare. Alla Marcuzzi l'arduo compito di mettere Simone al corrente dell'evoluzione della sua storia. Lo farà però non attraverso il solito pinnetto e non al falò insieme agli altri partecipanti. Per Simone, infatti, ci sarà un video che gli verrà mostrato in solitudine, alla sola presenza della conduttrice. Le parole di Alessia, inoltre, sembrano preannunciare, seppur con delicatezza, immagini dure da digerire. Devo parlare con te, da solo, e dirti una cosa importante. Chiara ha, in qualche modo, raggiunto una nuova consapevolezza. Prima di raccontarti esattamente quello che è successo, vorrei però che tu vedessi un video. Queste le parole della Marcuzzi. Cosa succederà alla coppia? Simone sta per ricevere una grande delusione? Ciò che è certo è che non sarà una puntata facile per Alessia Marcuzzi, che oltre i problemi di questa coppia dovrà ascoltare e gestire le richieste degli altri concorrenti.